Oggi è il 10 di ottobre 2013, in casa del prode l'abate. Il prode? Sì. Come il prode, il paladino. Guarda, me la sono meritata, Cioè, dico, due lauree mi sono dato, potevo dare... Che te le sei date da solo, ok. Ma potevo dare... A prescindere da ciò che ho letto, e ovviamente non si potrà ripetere, lei oggi siamo qui a raccontare l'arresto di l'abate. In data... 30 giugno 2005. Arrestato per estorsione. Sì. Allora, giorno prima... No, ripartiamo? No, voglio proprio la storia in breve. Lo so, però dobbiamo... No, non mi interessa gli atti là. No, dobbiamo partire solo da un mese prima. Un mese prima... Che succede un mese prima? Il 30 maggio... 30 maggio. Il primo giugno, ma c'è... ci sono i pezzi di giornale. Io entro alla filiale di Bonanima... di Corso Vittorio. Aspetta che lo guardiamo qua, il signor Fausto Bottoli, che inquadriamo. Entro qua, nella filiale, morto il 30 maggio 2009, sì. Giusto? Poverino. Mi dispiace, purtroppo questo... Non... Entro alla filiale, e perché sono entrato? Perché al telefono dovevo chiamare da lì, dalla filiale, eravamo assieme d'accordo, l'avvocato Zanchi, che allora era quello che dirigeva l'ufficio legale del Montepaschi, okay. Per quanto concerneva anche la mia storia. No? Entro e probabilmente era stata organizzata una prima trappola. Perché? Perché come sono entrato, il tempo di sedere... No, non definiamo la trappola. No, aspetta, no, io la posso chiamare trappola, perché l'abate, io da giornalista... Ma io le documento, quindi tu... Sì, ma il tuo punto di vista, poi mi farà vedere, quindi non, vabbè, cerchiamo di evitare certi termini. Ma lasciamo i termini, vabbè, io entro... Dopo un minuto esatto, mentre stiamo chiamando Sena, il signore, ma ci sono testimoni, vi faccio i nomi, okay. Si mette a gridare alla bomba, alla bomba, alla bomba, l'abate è entrato con una bomba, c'è tanto pezzo di giornale, quindi sì. Il giorno dopo. Aspetta. Io sono passato... Inquadriamo sulla... la provincia del martedì 6 maggio 2008. Mi no, devo... non guardare queste, sennò ti imbroci. L'abate, la mia bomba, colla, shampoo, vabbè, okay. Oh, bene. Ok. Quindi però voglio dire, ma quella è un'altra, cioè, ormai ero diventato bombarolo per Cremona, ma non gli bastava, perché il Monte dei Paschi... Ma perché sei entrato con la bomba famosa? E quale bomba? Sì. Mi hanno perquisito, dopo un minuto c'erano, scusami, dopo un minuto, quindi io sfido qualunque esercito di Cremona, sono entrati i Digos, i Vigili del Fuoco, la Polizia, cioè o c'era un segnale prestabilito che... Come io sarei entrato nella banca, uno gridava la bomba, l'unica possibilità era quella. In un minuto praticamente mi hanno perquisito, questa bomba la stanno ancora cercando, mi ricordo bene, il commissario Bartoli, mi ricordo bene, vedi che mi ricordo i nomi, la sta adesso cercando, mi sembra che è in Sardegna che la sta ancora cercando, la mia bomba. Però in Monte dei Paschi, giustamente. Ma perché? Ma perché? No, c'è, devi capire il motivo, perché sennò non si capisce la storia del 30 giugno. È chiaro che Montepaschi adesso gli è andata male una volta, sperava di potermi chiudere e impacchettare il 30 maggio, primo giugno del 2005, ha dovuto studiare un mese. In questo mese, e io lo vedrò dopo dagli incartamenti, fax, tra la procura di Siena e la procura di Siena. Insomma, secondo il tuo modo di vedere, Monte dei Paschi di Siena tenta una strada per farti fuori definitivamente. Bravo, e la strada la studia un mese intero, tra Siena, la procura di Siena, che c'era un certo Calabresi, una cosa simile, e la procura di Cremona, che c'era Padula, molto probabilmente, come dice Berlusconi, di Stazione Rossa ambedue, e quindi molto vicino a Monte dei Paschi, certo. Vicino a tutte le... PD, non PD e compagnia. Okay. E decidono di studiare un piano per cercare di incastrare meglio l'abate. Perché? Perché l'abate, solo per un esatto motivo, primo, non è un vinto che vuole cedere. Né vuole cedere alla forza e non al diritto, e tantomeno quando lo si cerca di fregare l'abate reagisce, perché ognuno è fatto in un certo modo. Poi l'abate è una persona già allora preoccupante per il Monte dei Paschi, perché l'abate ha lavorato in due direzioni generali. Domanda, questo viene all'alba della transazione avvenuta o prima o dopo? Cioè questo arresto... No, questo viene dopo la transazione, passano 7-8 mesi, quasi un anno. Quindi prima c'è la transazione, prima dei famosi 230. Però c'è da ricordare perché una cosa. Dopo, perché tu dopo, essendosi accorto che i conteggi
Un anno esatto dopo, quasi un anno dopo. Dopo arrivato, non è che mi sono accanto a caso, aspetta, non farmi le domande, perché altrimenti, scusami se ti fermo, altrimenti mi fai perdere il filo del discorso. Non ci siamo, allora io ti faccio una domanda, tu mi rispondi. Sì, però... Dopo la transazione, tu mi fai la domanda semplice, a domanda semplice. Allora, a domanda semplice, la transazione viene 6-7 mesi prima. Io... Dopo la transazione ti rendi conto che i conteggi della banca sono sbagliati? No, lo sapevo già. Lo sapevi già, quindi te questi, no, 700, questi 230.000 sì. euro... Lì, no, 230.000 non sono a saldo e stralcio, no, assolutamente, ma sono conto. È un acconto, ma anche perché io mi sono già allertato, ho avvisato la procura di Cremona, ho chiesto un appuntamento al procuratore Messina e Messina è stata l'unico grande procuratore di Cremona, ha capito che ovviamente io avevo un messaggio, una richiesta d'aiuto, e mi ha affidato all'ispettore Coppolino. Sono molto importanti questi momenti, perché in questi momenti io realizzo a livello mentale intanto la trappola che mi è stata fatta, proprio una trappola psicologica. Infatti io mi metto a studiare anche la firma sul contratto, perché di me hanno solo una firma. Lo possiamo vedere la firma di questo contratto? La faremo vedere da periti. Guarda, io sono tutto a disposizione. Qui ce l'hai. Ce l'ho qui, però, capito? Io sono semicieco, quindi adesso qualcuno... Dovrei... comunque visionarla, adesso poi la accertiamo dove andiamo avanti. Scusa, se no prendiamo il filo. Noi abbiamo un 30 giugno che c'è un arresto. Questo significa però un anno dopo, un anno dopo, no, un mese dopo, mi hai detto, dopo l'incontro della bomba e compagnia bella. Ah, beh, sì, dopo un mese loro hanno organizzato. Che succede? Bottoli, Bottoli. Allora mi telefona un giorno prima e Bottoli. È da considerare che durante il mese, quando io ho telefonato a lui, lui mi ha detto: io sono una persona molto vicina al presidente. Ho la possibilità, se tu mi mandi un fax, io gli ho mandato un fax, quello è bello, quindi agli atti loro dovrebbero avere nella documentazione, e di certo Bottoli il fax l'ha ricevuto, cioè, io l'ho spedito, e questo fax c'era la mia richiesta d'aiuto, ma semplice, senza battaglia, senza niente, dicendo: presuppongo che il presidente del Monte dei Paschi non sappia che cosa mi è stato fatto, non sappia di questo contratto assurdo, e non sappia che cosa, la cosa più importante, che addirittura a distanza di un anno, tu sai che per ciò che recepisci nel corso 2004 ti viene la cosa dalla resoconto nel 2005, lo scopri, no? Certo. È normale. Mi arriva il CUD. Allora, qui ti spiego la stranezza del CUD. Se io nel 2004 ho dovuto firmare un contratto, intanto anomalo, perché nel contratto non c'era scritto assolutamente la motivazione, era stata volutamente omessa la descrizione, non si è volutamente mai parlato di mobbing, perché altrimenti Montepaschi avrebbe dovuto pagare quello che io reclamavo. Prima cosa, anche gli arretrati, perché il contratto è stato fatto nel 2004. Secondo, io nel 2005, quando mi arriva il CUD, dico: ma come il CUD, scusa? Il CUD dichiara che io ho lavorato dal 97 al 2004. E quello che c'è scritto è per soldi che io avrei guadagnato dal 97 al 94, ma non è vero, assolutamente, non c'è nessun contratto. Cioè, addirittura io posso dire, nel momento in cui mi è venuto in mano il CUD, ho detto: ma scusate, io... E se qualcuno mi dice che ho lavorato a Monte dei Paschi, ma scherziamo. Cioè, è già un falso di per sé il CUD. Perché? Anche perché io l'ho fatto valutare da un lavorista di Milano, l'avvocato Capezzera, era sbagliato nella tassazione. A me hanno fatto pagare la tassazione che andava per chi emette fattura, il 30% di più, e mentre io non potevo mica scaricarla. Un attimo, ti richiamo, ciao. Ottimo, ciao. Ottimo. E non solo, se tu mi fai firmare un contratto, chiamiamolo anche perfetto, in cui non c'è assolutamente la descrizione del perché io sono stato pagato, e mi arriva invece un punto nel 2005, dimostrerebbe che io sono stato pagato perché ho lavorato. Questo è il famoso vizio di forma. Oh, perché io ho lavorato, ma è un vizio grave, perché? Perché tu col CUD segnali allo Stato che l'abate ha lavorato per te fino al 2004. Esatto. Allora io ho detto: scusatemi, io quando ho chiamato anche l'avvocatessa ho detto: ma non mi hanno pagato i contributi, perché io mi sono informato subito all'INPS, mi hanno mandato l'estratto. Ok, ma scusami, però io ti ho fatto delle domande e tu mi stai evadendo, non va bene così. Ripetimi. Allora, ti ho detto che cosa è successo il 30 di giugno. Allora, io voglio sapere, il 29 sera, mi telefona, alle ore? Mi avrà chiamato mezzogiorno.
l'ora di pranzo. Sai perché? Perché mi ha chiamato diverse volte. E già, non ti trovava. Okay. È chiaro, mi ha chiamato. No, mi trovava, ma aveva dei problemi. E questo l'ho scoperto dopo, perché i problemi. Perché? Sì, perché se avesse fatto come l'anno prima mi ha detto l'abate vieni in filiale che ce l'acconto, io entro in filiale, mi prendo l'acconto e poi aspettiamo la data. Cioè, questa è un'accusa abbastanza pesante, nel senso che tu dici lui ti ha provato, ti non ha, è un'accusa. No, che ti ha tirato dentro il filiale per poterti arrestare, quindi sì, era tutto. No, avrebbe dovuto fare così, se fosse stata logica. Ma dato che non ci sarebbe stata l'estorsione in flagranza di reato se entrava in filiale. È chiaro. Scusa, però ti dà appuntamento dove? Mi dà appuntamento a Piazza Roma. Piazza Roma dove? Nei giardini? Però aspetta. Ai giardini? Aspetta. Ok, di Piazza Roma di? Mi telefono la prima volta. Di Cremona. Mi telefono la prima volta. E ti dice? E gli dico, ma devo venire in filiale? No, non c'è bisogno. Ti richiamo e ti do poi il luogo dell'appuntamento perché adesso devo andare dal dottore. E vabbè. Io per supposto dovrei andare anche dal dottore, anche se trovavo strano che effettivamente ci dovessimo vedere fuori. Okay. Ma infatti aspetta, da quello che è successo il giorno dopo, scoprirai perché ho trovato strano e che pasti ho fatto il giorno prima. Una volta che non mi ha chiamato io ho atteso, potete pensare, puoi pensare la felicità intanto, perché ho detto finalmente questa battaglia è finita, mi danno l'acconto, poi ci vedremo per chiudere. A me stava bene così. No, mi richiamo dopo 3 pomeriggio verso le 4, e qui presumibilmente lui stava mettendo in opera quello che è venuto il giorno dopo, perché questo è frutto di una mia battuta a un ispettore di polizia col quale siamo diventati amici, che collaborò al mio arresto in flagranza di reato. È per quello che poi siamo diventati parenti con l'ispettore Belloni. No? Quindi lui non poteva ancora darmi il luogo dell'appuntamento all'ora, perché ancora con la polizia non si erano messi d'accordo. Per cui il bello è questo. Quindi lui aveva chiamato la polizia, è chiaro, ma dicendo l'avevano preparato, non è che l'aveva chiamato, ma dicendo che eri stato tu a chiedergli. Ma l'aveva preparato, perché c'è poi tutta la documentazione fax tra Siena e Cremona dove dice l'abate è pericoloso, ma credo che nella mia vita di 63 anni, tranne per i battiti del Monte dei Paschi, io ho pericolosità, specialmente nei riguardi di persone, non c'è mai stata, che sfidino. Portino delle prove su questo, no? Allora io invece cosa faccio quel pomeriggio lì? Dalla felicità comincio a telefonare a un po' di amici, fra i quali, proprio perché ero intervenuto a chiedere aiuto, l'ufficio della procura, e qui grazie a Dio che ho telefonato, ho chiesto dell'ispettore Coppolino, in quel momento era assente, gli ho fatto lasciare un messaggio, c'era l'ispettore De Rosa, quindi vedi tutti i dati sono precisi, e dai tabulati che